profondo e quieto. Una lavagna in cui scrivo per non piangere. E il lusso sfarzoso della mia anima. La mia casa. Mia casa. Una fotografia scarabocchiata dai ricordi. Un pizzo che sa di nonna. Una malinconia che non si spegne. Come il pianto di un gabbiano. Ferisce il mio dito, punge il mio cuore, punge il mio cuore. Vergognandosi di mostrare la loro completa inadeguatezza di fronte ad una relazione d'amore. Ho fatto del mio dolore il mio alleato, stupidate. Ho smesso di combatterlo, di nasconderlo, di dimenticarlo. L'ho posato sul tavolo, l'ho guardato e ne ho fatto un compagno di banco. L'arte mi ha salvata dalla fossa buia e stretta che mi ha velata e protetta per tanto tempo, ha manifestato le mie ferite, obbligandomi alla loro cura. Volevo ringraziare l'associazione Psiche 2000, che oggi è qui presente in diverse persone, e con cui è stato fatto questo progetto, di cui sono molto fiera. Ringrazio gli sponsor tramite mio babbo, che altrimenti questa cosa non sarebbe stata possibile. Abbiamo raccolto un po' di soldi con la vendita del catalogo, che quindi sarà devoluta all'associazione. Chi non ha visto la mostra vi invito quindi a visitarla, e chi volesse ancora prendere il catalogo, a 5 euro di sotto c'è il catalogo. C'è un piccolo buffet, molto piccolo, per l'occasione del finissage. E vi ringrazio.